Ma smettere di sprecare soldi in formazione. Se hai comprato almeno una volta nella tua vita un libro o un corso di formazione, è probabile che i parenti, le persone che comunque ti circondano, ti abbiano preso per un marziano, per un alieno. Perché? Perché in Italia c'è questa mentalità bacata per cui i soldi spesi in formazione sono soldi sprecati. Voglio innanzitutto mettere nero su bianco questa cosa, perché se l'Italia ha un livello così basso di professionalità, di sviluppo di competenze, e gli italiani, purtroppo, pur avendo un talento geniale, in realtà nel mondo sono magari considerati per molti aspetti male o al di sotto della media, è proprio per questo motivo, è proprio per questa mentalità bacata. Uno studente universitario, specialmente uno studente lavoratore che compra corsi, uno studente intelligentissimo, che ha capito prima degli altri che come va il mondo e si vuole equipaggiare, attrezzare con dei materiali che possono portare solo dei vantaggi nella propria vita. Uno studente lavoratore, infatti, che compra formazione, specialmente nello studio, quindi perché uno dei suoi obiettivi magari è proprio quello di laurearsi velocemente con molti altri, riuscendo a conciliare studio, lavoro e vita privata in modo efficace, è uno studente innanzitutto coraggioso, determinato e intelligente. È uno studente coraggioso perché vuoi mettere, andare contro tutta la mentalità comune, sorbirti giudizi e dita puntate da parte degli altri, comprando in ogni caso formazione e non facendosi influenzare negativamente da queste persone. Ci vuole coraggio perché magari hai continuamente dei feedback negativi dagli altri, ma tu comunque ti muovi comprando formazione, ti muovi e ti esponi nei confronti degli altri dicendo esattamente quello che hai fatto, comprando corsi, comprando libri, spendendo anche centinaia di migliaia di euro in formazione. Questo è da persone cazzute che hanno una personalità forte, che hanno una personalità dura e forte, che è qualcosa da fuori dal comune rispetto a quello che vedi normalmente in giro. Quindi sicuramente se tu compri formazione e sei uno studente lavoratore, devo farti i complimenti perché non è da tutti, quindi sei una persona totalmente coraggiosa. Secondo punto, sei una persona intelligente. Perché? Perché tu compri formazione perché hai identificato esattamente i tuoi limiti, i tuoi qualcosa che magari non riesci a fare, e quindi ti sei mosso seguendo, questo è almeno quello che presuppongo, le persone che hanno avuto risultati, per riuscire a capire come quelle persone che hanno ottenuto quegli stessi risultati che tu stesso vuoi raggiungere hanno fatto per averli. E imparare dagli errori degli altri comprando formazione è la cosa più intelligente in assoluto che tu possa fare da studente lavoratore, perché ti eviti tutta una serie di errori, tutta una serie di perdite di tempo. È spreco di tempo e energie che altrimenti avresti ovviamente sprecato se ti fossi messo a fare tutto da solo. Perché mettersi a fare delle cose da solo, specialmente ovviamente quando non le conosci, ti fa necessariamente perdere tempo, sprecare tempo. E tu da studente lavoratore sai che il tempo è una delle risorse più importanti che hai e non puoi permetterti assolutamente di sprecarlo. Comprando formazione, tu compri la qualità e la velocità con cui ottieni risultati che non hai mai avuto, iniziando ovviamente a fare cose che non hai mai fatto. E poi, se fai così, è perché sei una persona determinata, sei una persona determinata a migliorare la tua vita, la qualità della tua vita in generale e ad avere sempre il meglio che puoi aspirare ad avere. Quindi, uno studente lavoratore che compra corsi non è assolutamente disperato, è al contrario, è una persona determinata, coraggiosa e cazzuta, e se tu lo hai già fatto in passato, anche se magari hai avuto fregature, oppure perché ovviamente in giro è pieno di pseudo fuffa coach che ti spiegano magari la tecnicuccia di memoria e te la fanno passare come la pillola che ti risolve tutti i tuoi problemi anche da studente lavoratore, ma non è così perché non funziona, la memoria non serve a quello, è tutta un'altra cosa. Devo farti comunque i complimenti perché ti sei mosso e non fermarti, cioè non è perché hai avuto una fregatura in passato, allora smetti di comprare formazione. Chissà, cioè, se io dovessi raccontarti in questo video quante volte ho sprecato soldi comprando corsi che magari che pensavo mi avrebbero risolto il problema, poi ho scoperto che erano delle fregature, delle cose che comunque erano di basso valore, cioè starei un'ora a parlare. Questo non deve fermarti, perché la scintilla che hai dentro, la voglia di migliorare, è quella che ti deve portare avanti e deve portarti avanti a seguire quelli che effettivamente hanno avuto risultati. Le fregature, vedile come delle cose funzionali per arrivare a quelle persone che davvero possono darti del valore per migliorare la tua vita. Se questo video ti è piaciuto, io non mi sono ancora presentato, sono Attilio Cordaro, ho 27 anni e sono un giovane imprenditore palermitano. Sono stato per tutta la mia
vita, diciamo, da studente universitario, uno studente lavoratore. Ho fatto diversi lavori, ho fatto lavori part-time e full-time. E accanto a Nicola Guarino, che è il mio socio, abbiamo creato un sistema che si chiama Laurearsi Lavorando. È un sistema che spiega agli studenti lavoratori come conciliare studio, lavoro e vita privata in modo efficace, per laurearsi ovviamente velocemente e con voti alti. Se ti è piaciuto questo video e vuoi sapere di più, vuoi magari anche se iniziare a seguirci, seguire tutte le informazioni di valore che noi giornalmente sforniamo in favore degli studenti lavoratori, c'è qui sotto trovi dei link, puoi approfondire. Abbiamo creato anche un corso gratuito di 4 video in cui ti sveliamo i 3 segreti che ci hanno permesso di laurearci velocemente con voti alti. Puoi lasciarci la mail, approfondire di più e seguirci, segui tutte le informazioni che diamo perché sicuramente puoi prendere degli spunti utili per migliorare la tua attuale situazione universitaria. Ciao e ci vediamo al prossimo video.